L'ultimo dramma è stato quello di Maierato. Domenico Fatica, 52 anni, padre e marito, ha perso la vita sul luogo del lavoro. E sul luogo del lavoro si continua a morire, nonostante i dati statistici del 2016 rivelino che ci sia stato un decremento rispetto al 2015. Pensate, in Calabria l'indice di mortalità rispetto agli incidenti che si verificano è di 28 punti percentuali, 28%. Ben 10 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale. Perché al sud si continua a morire di più? Perché in Italia si continua a morire sul luogo di lavoro? Cosa deve fare il legislatore? Cosa devono fare le imprese? E soprattutto cosa devono fare i lavoratori? È di questo che parleremo in questa nuova puntata del nostro programma e per copertina abbiamo scelto uno spot molto significativo. Mi raccomando, fai il bravo a scuola. Ciao papà. Io a scuola non ci vado più. Questo è uno spot prodotto da Edil Sicura per Lance e La Fillea di Salerno. È lo spot che racconta una serie di vite spezzate, quelle di un papà lavoratore, quella di una moglie che non rivedrà mai più il suo uomo, quella di un bambino che non crede più alle promesse degli adulti, adulti che chiedono, mi raccomando, vai bene a scuola, adulti che però non torneranno a casa. Sicurezza sul lavoro, morire sul lavoro, significa anche questo. Ed è di questo che parleremo oggi al mio fianco, Rosaria Giovannone. E lo spot, sì, Pietro, ben ci introduce nella puntata odierna, tema con cui parleremo con i diversi ospiti che ci hanno raggiunto in studio e che saluto, partendo da Stefano Taverna, che è consulente e formatore per la sicurezza di diverse aziende, tra l'altro ha una laurea magistrale conseguita a Milano proprio in sicurezza ambientale. E poi buonasera a Vitaliano Cesari, che è un imprenditore che opera da anni proprio nel settore della sicurezza e della prevenzione sui luoghi di lavoro. E buonasera ancora a Fabio Blandino, sindacalista, segretario della Filca CISL di Vibo Valentia. E concludo con Filippo Curtosi, buonasera anche a lei, segretario della CISL in provincia di Vibo Valentia, il quarto sindacato, lo ricordiamo, italiano per numero di iscritti dopo la CGIL, la CISL e la UIL. E Pietro, lanciamo subito l'RVM, il reportage realizzato dal nostro inviato Agostino Pantano ad Asà, nelle preserre vibonesi, dove la comunità è scesa con le fiaccole accese in strada per ricordare il sacrificio sul lavoro di Domenico Fatica. Spesso padri di famiglia, lavoratori che si alzano la mattina alle 5:30 come il nostro concittadino Fatica per andare a portare un pezzo di pane a casa, perdono la vita e non rientrano più. Morire di lavoro nel 2016. A Domenico Fatica, operaio edile di 52 anni, è capitato mentre era su un ponteggio in un cantiere a Maierato nel Vibonese. La caduta, due giorni di agonia in ospedale, e per il lavoratore di Dasà non c'è stato nulla da fare. Che era un uomo veramente dedito al lavoro, dedito alla famiglia, fin dalla famiglia di origine. Ecco, già ha lavorato per la famiglia d'origine, per sostenere la famiglia di origine e poi la sua famiglia. Ogni volta che uno muore nei luoghi di lavoro, il dolore si intreccia alla rabbia dei colleghi.
pianto composto dei familiari si mischia alla protesta smorzata dalla rassegnazione. Il tempo di dire una messa, fare qualche titolo di giornale, scongelare drammatiche statistiche che puntano l'indice, sì, ma quasi mai diventano percorso politico mobilitante. A Dasà, mille anime nel cuore delle serre vibonesi hanno invece pensato che la morte di Lavoro del concittadino Domenico Fatica può diventare un lutto collettivo e una campagna per spronare le coscienze. Una messa e una fiaccolata qui nel cuore delle serre vibonesi a Dasà per ricordare la morte dell'operaio edile Domenico Fatica, per chiedere ai governanti, così come è stato detto nell'omelia, una nuova legislazione che fissi maggiori tutele per i lavoratori. Reazione di solidarietà verso la vedova e le tre giovani figlie dell'operaio, preghiera in chiesa, testimonianza di impegno delle istituzioni locali, ma soprattutto domanda sociale di massa rivolta alla politica. Quanto è importante scuotere le coscienze con queste manifestazioni? Ah, è una cosa importantissima, perché un lavoratore morto è una cosa, una disgrazia veramente. Non ci sono parole per descriverla. E però per una sera da Sa, grazie alla decisa volontà del sindaco Raffaele Scaturchio, le parole le ha trovate. Per una volta segno evidente di una regione che conosce i suoi guai e li vuole affrontare. Da Sa si stringe attorno al dolore della famiglia dell'operaio morto, però anche lancia un messaggio che va oltre la comunità. Certo, perché dovrebbe essere esempio per tutti protestare di fronte a questo stato di fatto, no? L'applicazione delle tutele che non c'è. La fiaccolata, gesto comunitario con il suo carico simbolico, ha rischiarato il buio di un fenomeno drammatico che non si finisce mai di conoscere. Quest'anno le morti come quella dell'operaio di Dasà, informa il sito della sezione calabrese dell'Associazione Nazionale dei Lavoratori Invalidi per Lavoro, sono state 7. Numeri, certo, ma soprattutto radiografia nera di un diritto, quello al lavoro, che mai come in questi casi, più che fondativo, sembra solo dichiarativo. Bisogna lavorare sulla formazione, sulla sicurezza, bisogna creare quelle condizioni che ci siano aziende in regola che possono mantenere, vuol dire, uno standard elevatissimo di sicurezza. C'è tutto, c'è una sorta di legislazione, però nessuno la pratica. Allora l'invito è quello di creare le condizioni di sinergia per rimettere in moto un meccanismo che è virtuoso e che non può essere lasciato così. Non bisogna andare a fare grandi cose, piccole cose che già ci sono. Allora creare le condizioni di che intanto parliamo di aziende sane, soprattutto si deve investire nell'azienda, nella sicurezza. Lei sa che anche l'INAI, l'Istituto Nazionale per gli Infortuni, sugli infortuni mette a disposizione una sorta di premialità anche per queste aziende, ma soprattutto bisogna creare quella rete sul territorio per far sì che le gare debbano essere controllate e, dico, fatte in termini ancora più concreti. Nel nome e nel ricordo di Domenico Fatica, quindi, si è formata una rete locale solidale che accomuna anche gli amministratori. Possono aumentare anche le richieste di controllo da parte degli enti locali? Sicuramente l'impegno sarà da parte di tutti gli amministratori locali, quello di richiedere che ci siano veramente più controlli, perché non ha costo la vita di ogni singolo papà o mamma o marito o moglie delle famiglie. Ma sul tasto dei controlli spingono anche i sindacati. In tanti casi c'è un'eccessiva penosità del luogo dove si lavora e del disagio con cui si usa la forza lavoro come elemento di competitività e quindi come elemento di sforzo ulteriore per rendere più produttiva un'azienda e senza dare quelle garanzie necessarie di cui il lavoro ha bisogno. Lo Stato deve essere presente non solo quando serve il lavoro, ma anche quando c'è il lavoro, come questo viene svolto. Da questo punto di vista si espleti una maggiore attività di controllo, non solo farebbe emergere il lavoro nero, ma darebbe più sicurezza a quanti ci lavorano. Quindi è chiaro che un segnale maggiore su questo territorio necessita, perché c'è meno lavoro, ce n'è più nero, più grigio e più sottopagato, e i controlli aiuterebbero, come dire, a dare maggiore visibilità a queste forme improprie di lavoro e per dare più dignità a chi questo esercizio del lavoro lo espeta. E controllo o autocontrollo diventa anche la parola chiave per le associazioni come l'ANMIL. In Calabria il sistema dei controlli funziona o no?
Secondo me in parte, perché noi abbiamo tanti ispettori, diciamo, che si occupano del lavoro e della sicurezza, però manca, diciamo, l'importanza costante della sicurezza, questo perché bisogna che sui luoghi di lavoro si recano, diciamo, di più per fare dei sopralluoghi. Se la morte ha un senso e se questo si cerca nella mutualità quando si muore di lavoro, non c'è dubbio che l'incidente occorso a Domenico Fatica, al netto delle indagini che stabiliranno eventuali responsabilità, lascia un significato solidaristico che appare assai più ampio. La sua famiglia ha autorizzato l'espianto degli organi e Pellegrino Mancini, direttore del centro regionale trapianti, è venuto fino a Dasà a ringraziarla a nome di tutti. Un appendice d'amore dopo una morte sul lavoro. Assolutamente sì, un gesto di grande solidarietà, di amore verso il prossimo, di generosità, di carità, come dice la Chiesa, di altruismo. È stata una cosa spontanea della famiglia che ha compreso l'importanza della donazione degli organi in un momento così drammatico quale la perdita del proprio caro. I quattro pazienti che hanno ricevuto gli organi del signor Domenico e che oggi hanno questi organi perfettamente funzionanti e che li aiutano a ricominciare una vita dignitosa, ma soprattutto di continuare a vivere. Bravo il nostro Agostino Pantano, il montaggio di Francesco Scordamaglia che ci ricorda quello che è successo a Dasà e ci ricorda soprattutto il sacrificio anche dopo la morte di Domenico Fatica. Il suo sacrificio oggi consente a quattro persone, a quattro uomini o donne, di iniziare una vita nuova grazie appunto ai suoi organi, ma di lavoro non si dovrebbe morire. Iniziamo dal sindacato, la voce del sindacato. Partiamo dalla CISL. Tra l'altro abbiamo visto la CISL presente a questa marcia, a questa fiaccolata. Bisogna però superare la retorica. In quella piazza non c'era retorica, c'era un concreto messaggio di vicinanza ad una famiglia, ma se vogliamo tutte le famiglie dei lavoratori che hanno perso la vita sul lavoro. Ma al di là, ecco, di questo, cosa si deve fare affinché la classe dirigente, in primo luogo la politica, metta mano in un sistema che, malgrado insomma le leggi, malgrado i controlli eccetera, evidentemente ancora non è sufficiente per proteggere coloro i quali si trovano nei cantieri, si trovano insomma a perdere la vita a causa della ricerca quotidiana del pane? Sì, intanto volevo fare una premessa rispetto anche al servizio che avete offerto, che chiaramente rende quella che è la realtà di chi ha subito le perdite dei propri cari, lo rende ancora di più il servizio in premessa, dove appunto quel saluto tra il padre e il bambino, il non ritorno a casa di una persona che si sveglia la mattina presto per andare sul luogo di lavoro, per avere quel suo ritorno di dignità che dovrebbe tra l'altro servire alla propria famiglia per vivere in serenità. Questo rende appunto le difficoltà delle famiglie che subiscono le morti, queste morti bianche, che non dovrebbero accadere ma purtroppo ahimè succedono. Succedono e è vero che bisognerebbe incrementare i controlli, è vero che bisognerebbe stare più attenti sulle opere, soprattutto parlo di magari opere pubbliche, ma questo purtroppo avviene anche sui piccoli cantieri, soprattutto in quei cantieri privati dove c'è minore attenzione e minor controllo. Però io dico che bisogna lavorare tanto anche perché credo che il sistema il sistema italiano che legifera appunto la regolarità sul lavoro penso sia abbastanza articolato. Il problema poi è metterlo in pratica, cioè, le leggi nel senso ci sono, rispettarlo, farle rispettare. Basta pensare anche al decreto 81 che proprio regolamenta ciò che riguarda la sicurezza, però poi metterlo in pratica che diventa difficile. Perché, segretario? Un discorso dico che vanno sicuramente riguarda sia le aziende ma anche i lavoratori, quindi un discorso più di cultura del lavoro regolare e del lavoro in sicurezza. E perché manca, segretario Curtosi, questa cultura?
Ma perché c'è da parte della politica una sottovalutazione del problema, c'è una sorta di imbarbarimento, come dire, per quanto riguarda le questioni del lavoro, perché secondo il nostro primo ministro Renzi il sindacato è più che altro, come dire, un optional, e quindi non è più una struttura organizzata sociale in grado di dare... Però Blandino diceva le regole ci sono, le leggi ci sono. No, ma quelle sono delle semplici scartoffie dal 626 in poi col decreto legislativo 81, perché poi in realtà non vengono applicate, cioè non è una questione di repressione oppure di accorgersi del valore del lavoro e della vita umana quando succedono esempi come quello che avete, come dire, in maniera molto bella fatto vedere, un bel servizio quello che ha fatto la C a Dasà, e il collega Pantano è stato molto bravo a focalizzare, come dire, la questione. Il problema vero, secondo me, è che intanto in Italia ci sono stati il 27% in più dei morti sul lavoro nell'edilizia, intanto c'è una legge sugli appalti che fa schifo, perché io piglio l'appalto, poi lo do in subappalto e poi a 5-6 ore l'ora magari recluto del personale per lavorare senza scarpone, senza caschi, senza nessuna tutela, perché gli ispettorati, come dire, fanno quello che possono, sono dei lavoratori anch'essi e sì, come dire, cercano di barcamenarsi in una realtà, quella calabrese, che spesso e volentieri c'è una giungla, c'è un caos, non c'è nessuna formazione, il diritto alla conoscenza del lavoratore non è, come dire, praticato, è semplicemente un tenere le carte cosiddette a posto, è una questione di burocrazia e non si tiene conto sul lavoro come si lavora, quanti sono, la formazione che non c'è, il lavoratore che non conosce i suoi diritti, le imprese che si improvvisano. Oggi per fare impresa in un'attività edilizia basta andare alla Camera di Commercio e chiedere, come dire, di fare, cioè uno che fa magari il giorno prima aveva fatto il pizzaiolo, non ci vuole nulla a mettere su un'impresa, quindi manca la qualità, come dire, dell'impresa, manca l'aggiornamento, manca il fatto di sapere di che cosa si parla e quindi c'è un, come dire, dicevo prima, imbarbarimento, una giungla dove le morti se ne parla quando succedono, ma poi nonostante gli appelli dei vari Presidenti della Repubblica e di tutto il resto non è un problema, come dire, avvertito. Perché? Perché c'è sempre qualcuno che ti fa un lavoro con un costo minore e siccome il lavoro manca oggi più di ieri, c'è una corsa al ribasso e questo è quello che fanno le spese, sono i lavoratori, in definitiva, che sono l'anello più debole. Sono le grandi questioni legate al lavoro nero, al lavoro grigio, certamente, ad un sommerso che diventa poi una giungla, certamente, e che ovviamente approfondiremo più avanti. Dai sindacalisti ai tecnici, Vitaliano Cesari, lei ha un'azienda che si occupa di sicurezza nelle altre aziende, si chiama Sicuram, e lo fa da anni ormai, attiva sul mercato. Che significa fare sicurezza anche per gli altri? Ci spieghi il suo lavoro. Noi siamo nel settore dal 1993. Per questo ancora prima che fosse, diciamo, emanata la 626. E vuol dire essere d'aiuto ai datori di lavoro, in modo particolare. Per questo stare accanto ai datori di lavoro nell'analisi, nella valutazione dei rischi, nelle attività di formazione e informazione, nell'attività sanitaria, cioè fare di tutto in modo tale che l'azienda possa rispettare quella che è la normativa di sicurezza. Ecco, i nostri sindacalisti dicevano, manca la cultura della sicurezza. Lei che dà... Cioè, lo fa per lavoro, ecco, forma e diciamo, collabora con le imprese su questo fronte. È testimone di questa carenza di cultura? Allora, io prima parlavo con col sindacalista e dicevo che secondo me la realtà che io visiono ogni giorno, insomma, fa sì che debba suddividere la realtà in tre grandi gruppi. Ci sono delle aziende che fanno di tutto per essere in regola con la sicurezza. Per questo con grandi sacrifici anche di natura economica cercano di stare al passo con le normative, che sono tante. Ci sono delle aziende che cercano, okay, di essere in regola, ma non sempre ci riescono. Ci sono purtroppo delle realtà che ancora proprio non conoscono assolutamente quella che appunto è la cultura della sicurezza.
Oggi la sicurezza ha un costo. Fare sicurezza costa così tanto, fare sicurezza. Costa così tanto. Se tu pensi che la sicurezza non è solamente, come diceva prima l'amico, il famoso documento di valutazione dei rischi o la visita medica. Oggi fare sicurezza vuol dire avere anche degli impianti a norma, avere delle attrezzature a norma. Oggi ci sono tantissime aziende che vuoi anche per la crisi, anche se la crisi non deve essere una giustificazione, sì, perché la vita umana non conosce assolutamente questo. Cioè, si tende a risparmiare sulla sicurezza. Però ci sono ancora magari delle aziende che hanno delle attrezzature molto vecchie, che per questo non sono delle attrezzature sicure. E non è facile per loro in questo momento potersi adeguare. È vero che ci sono dei bandi in AIL ai quali si può accedere per migliorare quelle che sono appunto le condizioni di sicurezza dell'azienda, però non è altrettanto vero che è semplice accedere a questi. Però rispettare la sicurezza, le norme di sicurezza, far sì che i luoghi di lavoro siano luoghi a norma, diciamo, dovrebbe essere, tra virgolette, producente anche sotto il profilo economico, nel momento in cui sei a posto, viene un controllo, nessuno ti multa. Nel momento in cui cioè, diventa, come dire, producente sul piano economico violare le norme, quindi non adeguarsi, nel momento in cui nessuno viene e ti punisce. Allora, diciamo che innanzitutto c'è una norma che prevede che tu devi essere a posto, per questo a prescindere il ritorno economico o meno, la legge dice che devi osservare delle regole, per questo le devi osservare. Okay. Poi fare sicurezza non ti dà un ritorno economico immediato. Okay, te lo dà nel tempo. E su questo dobbiamo arrivare. Okay. Questo dobbiamo arrivare. La certificazione di un prodotto, faccio degli esempi, di una finestra come di una sedia, ti consente di entrare immediatamente nel mercato e per questo hai un ritorno immediato dal punto di vista economico. Adeguarti alle normative di sicurezza, okay, per tanti datori di lavoro, okay, non tutti per fortuna, non vuol dire avere un ritorno immediato, vuol dire avere un costo che però, come dici tu, magari nel tempo, okay, fa sì che tu possa risparmiare e da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista di responsabilità, perché non dimentichiamo che in questa materia c'è la responsabilità penale. Penale, certamente. Okay. Stefano Taverna, formatore, consulente, cioè che significa fare consulenza? Cioè qui c'è un po', siamo sulla falsa riga, anche sì, se è una prospettiva diversa, perché il tuo è un profilo più da studioso, mi pare di capire, che da imprenditore del settore della, sì, sicurezza. Stessa domanda, manca qui la cultura? Manca la cultura perché, ripeto, i datori di lavoro vedono la sicurezza come una spesa, non come un investimento. Quindi se devono spendere dei soldi per comprare DP, fare formazione, fare appunto mettere a norma delle macchine, non lo fanno perché la vedono come una spesa inutile. Il problema sta proprio nel formare i datori di lavoro, perché vedono tutto come una perdita di tempo, tutto come uno sperpero di denaro e quindi lasciano i lavoratori così allo sbando. Ecco Stefano, lei arriva in un'azienda e cosa spiega ai lavoratori, sì, agli imprenditori e anche, sì, ai lavoratori, immagino? Spiego il decreto 81, che è appunto la legge di riferimento, che è proprio quello che manca, perché quando succede un infortunio avvengono proprio per una mancanza di regole e purtroppo quando succede un infortunio o una morte sul lavoro, una morte bianca, è sempre colpa di qualcuno, le cose non accadono mai per caso, perché appunto c'è una questione di responsabilità che può essere del datore di lavoro, può essere del lavoratore stesso, può essere appunto delle varie figure professionali che dovrebbero gestire la sicurezza. Purtroppo non è una situazione facile, non è una situazione nemmeno nell'immediato che si possa risolvere, perché appunto manca la cultura che... E ci vuole, per fare le rivoluzioni, soprattutto quelle, sì, culturali, ci vuole tempo. Taverna ha utilizzato un'espressione che è eloquente, se si muore sul posto di lavoro non è mai per caso, ed è diciamo un'asserzione analoga, è stata fatta dal segretario della Fillea CGL Genovesi, che nei giorni scorsi ha guidato insieme insomma agli altri sindacati di categoria confederali la marcia dei lavoratori del comparto edile davanti a Montecitorio, un sit-in che richiamiamo in questo servizio, che ci offre qualche numero interessante che può essere spunto di riflessione. Prego la regia.
Nel periodo compreso tra gennaio e luglio del 2016 si è registrato un calo della mortalità per gli incidenti sul lavoro, pari all'11,7% rispetto allo stesso periodo del 2015. E quanto emerge da uno studio dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro, Vega Engineering di Mestre? Sono Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia le regioni in cui il numero degli incidenti mortali è più elevato. D'altro canto, lo stesso osservatorio spiega come il dato più drammatico è quello che riguarda le regioni del sud nel loro complesso, dove l'indice di mortalità rispetto alla popolazione lavorativa, circa 1 milione di occupati, è pari al 28%, con quasi 10 punti in più rispetto alla media nazionale del 18,6%. Il settore nel quale si registra il maggior numero di incidenti mortali è quello edile. Contro quella che Repubblica definisce come una strage silenziosa, i sindacati di categoria di CGIL, CISL e UIL nei giorni scorsi sono tornati in piazza Montecitorio per un flash mob, denunciando un'incultura di impresa che negli anni è stata favorita dal legislatore. I morti sul lavoro, ha spiegato in particolare il segretario generale della Fillea CGIL Alessandro Genovesi, non sono figli del caso. Il sindacalista ha denunciato all'opinione pubblica italiana in particolare l'incremento della mortalità sul lavoro tra gli over 60. Stefano Taverna, prima del blocco pubblicitario, perché 10 punti percentuali in più nell'indice di mortalità rispetto agli incidenti che si verificano al sud? Ovviamente l'indice di paragone è quello nazionale. Sì. 28% si muore al sud, 18,6% nel resto del paese. Perché questa differenza? Perché uno, mancano i controlli. E gli organi di controllo che dovrebbero appunto vigilare che le aziende lavorino appunto in sicurezza non lo fanno. Quindi giustamente i datori di lavoro si sentono liberi di fare quello che vogliono e quindi lasciano i lavoratori allo sbando. Due, manca la prevenzione. I datori di lavoro pensano che si possa fare sicurezza giustamente comprando soltanto l'elmetto, i guanti, le scarpe e l'imbragatura. Ma quelli sono misure di protezione che devono essere attuate dopo aver fatto una prevenzione. Cioè è inutile proteggere il lavoratore senza prima non far accadere quell'infortunio. Questo sta alla base della sicurezza. Quindi prima ridurre i rischi attraverso la prevenzione, dopodiché proteggerli. Un blocco pubblicitario, poi torniamo per approfondire il tema del giorno. Doctor Sport, da lunedì a venerdì, solo sulla C. Con il sottocosto di Splendidi Splendenti, li pagate meno di noi. Offerte valide fino al 13 novembre. Lava pavimenti Mastro Lindo 950 ml, 99 centesimi. Lavapiatti Nelson, 1 litro e 8, 1,79 euro. Sottocosto di Splendidi Splendenti. Più splendi, meno spendi. Sei un imprenditore o un professionista e cerchi l'opportunità per far crescere la tua impresa? La Regione Calabria ha gli strumenti giusti per te. I bandi del Porfesdr FSE 1420 dedicati alle imprese. Scopri quali sono e partecipa su www.regione.calabria.it/calabrieuropa. Buon lavoro PMI! Da Alessandra Abbigliamento troverai un vasto assortimento per tutta la famiglia e la tua casa. Abbigliamento e calzature per uomo, donna e bambino. Numerosi articoli high-tech per giardinaggio, fai da te, casalinghi e prodotti per animali domestici. Ci trovi all'interno del centro commerciale Le Cicale, viale della Ferrovia, contrada Conicilla, strada statale 18, Ionadi Vibo Valentia. La C-Movie, solo sulla C, canale 19 del digitale terrestre. E
E sul web circolano tanti spot che provengono da diverse e varie regioni d'Italia. Ve ne proponiamo uno che è stato realizzato in Friuli dall'azienda sanitaria 4 in collaborazione con l'INAIL Friuliano. La prevenzione la si può fare bene anche comunicando. È la prima volta, eh? Ma va, lascia stare, che poi sei scomodo. Ti deve succedere qualcosa, ti succede lo stesso, è destino. Ma no, che sei lento con quelli. Vuoi mettere il gusto di sentire le cose sulla pelle? Ma cosa fai con quella maschera da subito? Ponte Monadis, ai miei tempi non si usavano quelle cose lì e non è mai successo niente. Fermo, c'è sempre una prima volta. Poi la paura passa. Per lavorare, petto in fuori e schiena dritta. Ma le precauzioni? Quando lavori, fallo sicuro. Fallo sicuro! Uso la testa. Pretendi sicurezza. Ed è uno spot significativo che ci consente anche di alleggerire un po', giusto, i toni, ecco, utilizzati da questi ragazzi, un argomento che è un argomento comunque sia molto pesante, molto, molto forte. Ricominciamo e ripartiamo da Filippo Curtosi, il quale stava introducendo un tema molto, molto interessante, legato al problema delle morti bianche, cioè quello del lavoro nero e del lavoro grigio. Cioè, in sostanza, noi abbiamo un sommerso che non fa altro che alimentare i rischi, che si rende ovviamente immune o cerca di immunizzarsi rispetto ai controlli e che è un fenomeno comunque sia perennemente dilagante, soprattutto nel sud e in Calabria in particolare. Insomma, nero e lavoro grigio anche. Come si possono contrastare questi strumenti, questi fenomeni, visto che gli strumenti finora messi in campo si sono rivelati pressoché inadeguati? È una questione politica, come dicevo prima, è una questione di consapevolezza dell'importanza del lavoro e del buon lavoro. E nel momento in cui c'è un Presidente del Consiglio che si ostina a rendere... Ce come dire, No, è perché gli manca la cultura rispetto a quelle che sono state, evidentemente perché non ha mai lavorato. Perché se non dice le cose come stanno uno rispetto a una realtà dell'informazione drogata, comunque dopata, che ci viene trasmessa rispetto a quelle che sono le situazioni italiane, calabresi, evidentemente non se ne esce, perché se non vi è, come dire, questa consapevolezza di vedere la realtà per quella che è, poi si criminalizzano situazioni, persone, sindacati e quant'altro che magari non meriterebbero. Cioè, non si può reggere, come dire, una nazione poi alla lunga o una realtà come quella calabrese sul lavoro nero, che credo che incida per 60-70% di quello che c'è sul mercato, perché l'ottimo servizio che avete appena fatto, comunque ripreso dal web, dice fallo, rivendica i tuoi diritti, ma nel momento in cui vengono rivendicati i diritti, quella persona il giorno dopo non ci va più a lavorare, perché ci sono migliaia di persone che vanno scalzi, vanno senza nessun tipo di protezione, perché c'è una forma nuova di schiavitù rispetto a quello che c'era 20 o 30 anni fa. E quindi siccome il pesce poi alla fine puzza dalla testa, se non vi è questa consapevolezza, non c'è job act che tiene,
se tu non fai una riforma seria delle cose e continui a moltiplicare le leggi che pur ci sono, a miriade, a migliaia... Mi faccio capire, segretario, lei... Quindi ci deve essere la consapevolezza... Lei bastona il Presidente del Consiglio sulla scorta di quello che poteva e non è stato il Jobs Act? Certamente. O imputa al Presidente del Consiglio una responsabilità storica che probabilmente andrebbe anche condivisa dai governi precedenti? Guardate, noi abbiamo avuto ministri... Perché non ci sembra, ecco, Berlusconi, Monti, eccetera, eccetera, abbiano brillato. Caro direttore, lei intanto è sul pezzo, perché il fatto stesso che faccia delle trasmissioni come questa odierna è perché evidentemente è dotato di una cultura e di una sensibilità assieme ai suoi collaboratori, che non è, come dire, da tutti in Calabria, perché poi le scelte redazionali eccetera vengono fatte in maniera tale da poter lisciare il pelo o il verso del pelo a questo o a quello. Questa era, come dire, un intervento molto, molto serio, molto, molto vero, perché quando si parla di morti e di morti sul lavoro con una Costituzione che garantisce sulla carta il diritto al lavoro, e beh, evidentemente c'è qualcosa che non funziona, perché non è l'ispettorato che, o il lavoratore che lavora presso i vari ispettorati, che poi magari hanno certi ostacoli che non stiamo qui a, come dire, a farla lunga rispetto a quelli che sono i controlli. Il controllo deve essere intanto un investimento da parte del governo, perché se tu mi fai una legge sul cosiddetto Job Act, oppure addirittura un'altra peggio, quella della cosiddetta APE Social, e mi metti i lavoratori over 60 a stare ancora nelle costruzioni, si sa che uno che ha 70 anni probabilmente non può andare soprattutto nell'edilizia, e stai qui ancora a menartela a vedere quanto costa oppure quanto non costa, quando poi ci sono state migliaia di richieste di risarcimento danni per infortuni dovuti proprio alla pochezza culturale e comunque alla mancanza di controlli per quanto riguarda la stessa azienda. Perché se tu gli dai la possibilità ad uno di fare un appalto per 100 euro, poi quello va in subappalto e quell'altro ancora lo piglia un'altra cosa che non si capisce, a sto punto c'è una forma di lavoro nero legalizzato rispetto a quelli che sono, come dire, gli orientamenti europei. Queste cose in Germania, queste cose in Inghilterra, queste cose nei paesi civili non esistono. Evidentemente non è che io ce l'abbia, come dire, personalmente oppure per farlo. Però lei dice si poteva fare una riforma seria, finalmente perché noi passiamo da uno statuto del lavoro fatto da Gino Giugni, fatto da quelli che avevano, come dire, una sensibilità sociale. La stessa Tina Anselmi ha lavorato benissimo per quanto riguarda come ministro del lavoro, e questo è successo 20 anni fa, voglio dire, non è successo un secolo fa. Oggi c'è una precarizzazione, c'è un lavoro selvaggio, c'è un caos, c'è una giungla dovuta proprio alla volontà, e poi criminalizzare quelli che vanno a fare determinati lavori. Vorrei fare un'ultima riflessione per quanto riguarda una trasmissione che è andata l'altro giorno in onda da Giletti, dove c'era una criminalizzazione rispetto a quella che sono da 20 anni che c'è questa forma di criminalizzazione dei cosiddetti operai idraulici forestali. Ma se tu a quell'operaio idraulico forestale, tu dirigente, tu politica regionale, non lo metti in condizione di poter andare con i mezzi, ho assistito io ad alcune assemblee dove questi non hanno, come vanno da casa a lavorare, restano così, senza nessun tipo di tutela per quanto riguarda, e sappiamo quanto rischiosa, quanto, ma questo non vuol dire fare una difesa d'ufficio, perché nel momento in cui c'è una sorta di generalizzazione, di criminalizzazione della Calabria, dei calabresi e soprattutto di questi lavoratori idrogeoforestali che vanno con tutte le intenzioni per poter dare un contributo a quelle che sono le varie frane, i vari sommovimenti che ci sono in Calabria, ma non hanno la benché minima dotazione minima per quanto riguarda la come dire, e quindi questi rischiano continuamente, ma vengono criminalizzati perché sono in tanti, non fanno nulla, e poi si scoprono delle cose che poi magari non c'entra nulla con i lavoratori. I lavoratori sono l'anello più debole che ci sono rispetto a quello che c'è il business, diciamo, per poi darle magari ad appalti privati, a strutture esterne. Questo è. Segretario Secondo Blandino, me. Lei opera, vive in un territorio che è delicatissimo, il Vibonese, segretario della Filca CISL, un territorio nel quale, tra l'altro il territorio di Domenico Fatica, da cui parte, insomma, sulla cui figura si staglia parte della nostra trasmissione,
in questo territorio è percepito il problema della sicurezza? Cioè, i lavoratori si rivolgono al sindacato per dire guarda che noi abbiamo questo problema, sindacato tutelaci su questo fronte. Guarda, purtroppo, come diceva prima anche Curtosi, in questo momento c'è carenza di lavoro, ma di lavoro vero. Qui si è arrivati veramente, si è tornati indietro di 50 anni, quindi lo sfruttamento dell'operaio, lo sfruttamento della persona e della dignità della persona. Perché prima di parlare di sicurezza, tanta gente ormai che si rivolge al sindacato viene quasi fosse una sorta di centro per l'impiego dove si viene a chiedere lavoro. Quindi immagina tu se vengono a parlare di sicurezza con noi. Il problema reale è anche legato ad alcuni aspetti che ha toccato con mano anche Curtosi e che sono stati rivendicati proprio il giorno 7 in questa manifestazione a carattere nazionale organizzata da Fillea, Feneal e Filca riguardo al settore dell'edilizia, dove sono stati evidenziati questi punti, cioè questo sistema di regolamentare questi subappalti a cascata che poi spesso non vengono più gestiti e controllati, tra l'altro è diffusa ormai, e non è purtroppo anche regolamentata questa, l'utilizzo dei voucher addirittura nei subappalti in edilizia, è una cosa inammissibile. Il voucher non può essere utilizzato in questo settore, anche perché ci sarebbe un discorso di non regolare rispetto alla regolarità contributiva dell'azienda che opera nel settore edile. C'è un discorso, ripeto, il lavoro nero da noi è forse troppo diffuso, soprattutto in Calabria. Prima facevi la domanda all'amico Taverna rispetto a quello che cos'è che provocava, da dove si doveva partire per un discorso di prevenzione e sicurezza. Sicuramente oggi fare impresa in edilizia è troppo semplice. Una delle proposte che è stata avanzata anche dalle nostre federazioni di categoria a livello nazionale è quello del inserire appunto nel decreto 81 anche il discorso che regolamenta una sorta di patente a punti per l'imprenditore edile. Cioè fare impresa oggi prima di poterti concedere... Così intendiamo, per patente a punti. Ma questa è una proposta che è stata avanzata a livello nazionale, che da anni si fa una battaglia su questo. Cioè prima ancora tu di diventare un imprenditore edile devi fare prima tu formazione. Tu imprenditore devi fare formazione per capire il settore in cui ti stai cimentando a fare impresa. E dopodiché a cascata sui lavoratori e su tutti quelli che faranno parte della tua impresa. Appunto... formando l'imprenditore e soprattutto lavorando e sensibilizzando il discorso della sicurezza. Ecco, Taverna, prima di Cesari, che annuiva su molte cose che dicevano sia Curtosi che Blandino. Ritorniamo al tuo lavoro. Hai spiegato il primo approccio con l'imprenditore. Cerchiamo di distinguere su due piani il lavoro che va fatto in termini di formazione sulla prevenzione da distinguere sulla formazione sulla dedicata alla protezione. Sono due cose diverse. Poi praticamente che succede? Cioè è soltanto un discorso quello della formazione e di consulenza che voi offrite? È semplicemente un discorso di carattere come dire, di studio? O nella pratica c'è un corso, c'è qualcosa che si fa per dimostrare quel che va fatto per prevenire la mortalità degli incidenti? Sì, allora, la legge parla chiaro, sia il decreto 81 che i vari accordi Stato-Regione che sono nati nel 2011 e nel 2012 dicono appunto che tutti i lavoratori, a partire dal datore di lavoro a finire appunto i lavoratori, dovrebbero essere formati, informati e addestrati, quindi con vari corsi di formazione specifici, con varie ore di formazione e con un programma che è ministeriale, non decide né l'azienda, né il consulente, né il lavoratore. Quindi una volta che si fanno queste ore di formazione, una volta che si supera anche la parte teorica e in alcuni casi anche la parte pratica, si rilascia l'attestato. Il problema è che parecchi datori di lavoro chiedono soltanto l'attestato, senza fare il corso. Quindi perché? Come cioè dicevano... corsi fantasma, esatto. Corsi di sicurezza fantasma. Come dicevano prima i colleghi, esiste appunto solo burocrazia, quindi pensano solo al pezzo di carta, al documento, all'attestato, senza appunto fare una prevenzione concreta. Vitaliano Cesari, quando lei ha sentito la parola voucher applicata all'edilizia ha iniziato a scuotere il capo. Intanto spieghiamo che cos'è un voucher e spieghiamo perché
Era il senso del suo disappunto. Ma intanto il voucher è una sorta di permesso di lavoro temporaneo, ma non penso assolutamente, come diceva Fabio Blandino, che possa essere applicata all'edilizia. Che l'edilizia, come abbiamo visto anche dai servizi, è un mondo, è un ambiente, il cantiere edile, dove si nascondono un'infinità di rischi. Per questo prendere al volo una persona e mandarla all'interno di un cantiere senza ricevere la benché minima formazione, informazione, addestramento su quello che deve fare è davvero non concepibile. Per questo io sono assolutamente contrario, come diceva Fabio, all'utilizzo del voucher. L'edilizia in modo particolare, perché è un ambiente, come ripeto, dove ci sono un'infinità di rischi. Rischi che sono dovuti ai lavori in quota. La maggior parte degli incidenti nei luoghi di lavoro, ritornando anche a quelle che erano prima le statistiche in AIL, che sono molto importanti e ci aiutano a capire determinate cose, ma non sono tanto i numeri. Diminuisce il 15, il 20%. Quello che è importante è studiare le statistiche in AIL per vedere la tipologia dell'infortunio che si continua a ripetere negli ambienti di lavoro. Nell'edilizia quello più grave e che spesso ha delle conseguenze mortali è la caduta dall'alto, perché sono i lavori in quota. Pensiamo anche in altri settori, ci sono altre tipologie di infortuni dove poi il legislatore è intervenuto, quello degli ambienti confinati. Basta ricordare qualche anno addietro a Molfetta, se non sbaglio, un'intera squadra di lavoro, compreso il datore di lavoro, sono morti tutti perché sono entrati all'interno di una cisterna che conteneva delle sostanze tossiche, nessuno le aveva informati, okay, che in quella cisterna c'erano state queste sostanze. Per questo torniamo sempre lì. Quello che manca effettivamente è un passaggio di informazioni e dell'informazione del lavoratore. Tu dicevi poc'anzi, il lavoratore va dal sindacato a lamentarsi del fatto che mancano le condizioni di sicurezza della sua azienda? Non credo. Almeno da quello che riesco a percepire io, perché come l'amico faccio anche io i corsi di formazione, tante volte noi durante i corsi di formazione, quando andiamo a parlare dei rischi specifici inerenti a determinate attività, raccomandiamo ai lavoratori, ogni qualvolta hanno dei dubbi, ogni qualvolta ci sono delle titubanze, un'attrezzatura non funziona bene, di fermarsi e di chiedere, di disturbare il dirigente, il preposto, il collega, chi è gerarchicamente superiore, chiedere, fermarsi. Tante volte ti rispondono: non è possibile, lo dobbiamo fare, e io queste sono cose che non accetto. Oggi, nel 2016, io non accetto assolutamente. Cioè, il timore di perdere il posto di lavoro diventa quasi il timore di farsi male o addirittura di perdere la vita, come diceva Curtosi. E tra l'altro, come diceva Blandino, per il quale, e sottolineava questo dato, noi lottiamo ogni giorno. La sicurezza è secondario. Noi, quando facciamo i corsi di formazione, lottiamo ogni giorno con queste situazioni. Li mettiamo per questo al corrente di quelli che sono i rischi inerenti alle loro attività. Torniamo all'edilizia, lavorare in quota, in altezza. Poi non pensiamo che lavorare in altezza vuol dire lavorare a 10 metri. Per la legge già lavorare ad un'altezza di 2 metri rispetto a un piano stabile, okay, vuol dire già lavorare in quota. Okay, perché cadere anche da 2 metri, se non ti accorgi che stai cadendo, e molte volte non ti accorgi, vuol dire sbattere, okay, finire per terra, sbattere con la testa e morire. E quando dici loro, mi raccomando, se non avete le imbracature, se il ponteggio non è stato installato come si deve, se non avete tutti gli elementi a disposizione, fermatevi, domandate, non andate avanti, tanti rispondono che non è possibile, dobbiamo finire la giornata, abbiamo fretta, dobbiamo lavorare, eccetera, eccetera. Questo manca in tutti i livelli, ok? Io non voglio colpevolizzare solo i datori di lavoro, perché anche loro hanno naturalmente anche delle responsabilità, però a tutti i livelli. Quali sono gli altri livelli? Beh, allora, se pensiamo al sistema della sicurezza, noi abbiamo un datore di lavoro, è come se fosse una piramide, perché all'apice abbiamo il datore di lavoro, poi ci sono altri soggetti che naturalmente hanno anche loro delle responsabilità, i dirigenti, i preposti, l'RSPP, che può anche coincidere col datore di lavoro. E a tal proposito, lui diceva, la formazione per un imprenditore edile che vuole ricoprire l'incarico di RSPP, per questo responsabile della sicurezza personalmente all'interno della sua azienda, deve fare un corso di 48 ore.
questo non un corso più di 16 ore come era previsto dalla 626. E poi naturalmente ci sono altri soggetti alla base, anche se io poi capovolgerei la situazione, ci sono i lavoratori, ok? Tutti questi soggetti hanno delle responsabilità, anche il lavoratore ha delle responsabilità. L'articolo 20 dell'8108 elenca una serie di obblighi, okay, che il lavoratore deve rispettare. Addirittura è previsto anche l'arresto per il lavoratore che non rispetta quelli che sono gli ordini impartiti dal datore di lavoro. Per questo ognuna di queste persone deve prendersi cura della propria sicurezza e della sicurezza altrui, dal datore di lavoro fino ai lavoratori. Devono parlare, devono comunicare. Non devono avere nessun tipo di timore, perché oggi io credo che nel 2016 un imprenditore, un datore di lavoro, se viene messo, se viene allertato, avvertito che un'attrezzatura non funziona bene, che un impianto elettrico non funziona bene, che un mezzo non funziona bene, non può far finta di nulla. Deve intervenire. Stefano Taverna, ci siamo concentrati in particolare con Cesari nella prima parte di questo ragionamento molto articolato, anche molto efficace, sui problemi legati all'edilizia. Ma quali sono gli altri comparti particolarmente a rischio? Abbiamo capito che sull'edilizia si muore di più, chiaro. E poi? Sembra strano, ma anche il settore dell'agricoltura è un settore molto a rischio. Infatti l'accordo Stato-Regione che è entrato in vigore nel 2012 nasce, non dico al 100% per questi problemi, ma per buona parte. Quante morti sentiamo magari perché sono ribaltate dal trattore o hanno avuto infortuni per alberi? I famosi trattori kill. Esatto. O hanno avuto infortuni per albero cardanico, per potatura di alberi e così via. Quindi l'agricoltura è un altro settore che è abbastanza a rischio, sia per rischi appunto inerenti all'attrezzatura da lavoro, che sia per altri rischi chimici, rischi biologici e così via. Con un passa settimana in cui, veramente non passa settimana, in cui noi raccontiamo di un agricoltore ucciso o schiacciato dal suo trattore e pensiamo che sia, come dire, qualcosa di ineluttabile, cosa si potrebbe fare per esempio per limitare gli effetti dei trattori killer? Basta solo un po' d'attenzione. Come diceva il collega prima. Cioè non possono esistere degli strumenti e dispositivi di sicurezza particolari? No, non esistono, perché tutte le macchine sono normate, oltre che da marcatura CE, da una direttiva macchine, che se tu rimuovi o modifichi parte di una macchina, puoi ricadere nel penale. È verosimile quindi pensare che parte di quei trattori killer siano stati modificati? Non erano a norma, magari non utilizzavano la cintura di sicurezza, non avevano l'antiribaltabile, non avevano l'albero cardanico a norma. Le misure di prevenzione ci sono, basta solo saperle utilizzare. Ci sono anche dei fondi INAIL che mettono a disposizione appunto dei fondi per le attrezzature agricole, però che nessuno sfrutta. Quindi le possibilità ci sono, basta un po' di volontà e basta appunto saper prevenire i rischi. Fabio Blandino, il sindacato come si prodiga per alimentare la cultura della sicurezza? Premesso che è bene insomma dedicarsi alla cultura della sicurezza sul lavoro, ma in una terra come la nostra è prioritario, insomma, l'abbiamo già sottolineato, prima trovarlo il lavoro. Prima trovarlo, vero. No, però già se parliamo del settore dell'edilizia, già il settore edile è un settore abbastanza legiferato, perché se pensiamo che ci sono gli enti bilaterali, tra cui il CPT e l'ente scuola edile, che fanno parte appunto del sistema degli enti bilaterali in edilizia, che sarebbero il centro, il paritetico territoriale, che fa prevenzione sui luoghi di lavoro, appunto andando a mettere a conoscenza i datori di lavoro e gli stessi lavoratori di quelle che sono le misure di prevenzione e sicurezza, e poi l'ente scuola che addirittura fa formazione agli operai edili, allora già parliamo di un sistema che potrebbe funzionare. Poi il tutto è farli funzionare, ripeto, abbiamo gli strumenti, abbiamo la legiferazione, però siamo un po' pigri nel mettere a regime il sistema, che non dico potrebbe evitare quelli che possono essere poi i casi che succedono, la fatalità, però quantomeno diminuire l'impatto degli infortuni
aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Ripeto, anche su questo bisogna, è una questione di cultura e, come diceva bene prima anche l'amico Taverna, spesso gli operai non sanno nemmeno di aver fatto dei corsi di formazione o di avere degli attestati e dei certificati che poi sono determinanti per la funzionalità anche del cantiere. Come diceva pure Cesari, il preposto di cantiere, il responsabile, quello che ha il patentino per montare i ponteggi, nessuno si improvvisa su un cantiere, ognuno deve avere la sua figura e la sua funzionalità sul cantiere, ma se alla base non c'è una formazione, uno studio, diventa difficile mettere poi in pratica e parlare allora di sicurezza. Filippo Curtosi, una delle cose che più mi appassiona quando parliamo di lavoro nero, di incidenti sul lavoro, eccetera, è il ruolo degli ispettorati. Ci sono degli ispettori del lavoro che il lavoro loro lo fanno, cioè vanno sui cantieri, vanno nei negozi, vanno e cercano di capire se tutto quanto è secondo legge. Mi è capitato di assistere in una circostanza ad un episodio che è molto, molto eloquente. Mi trovo in un negozio e vidi insomma una ragazza addetta insomma alla vendita precipitarsi e nascondersi forse in un servizio, una toilette, forse in un camerino, non lo so, perché era stata, insomma, era arrivato l'ispettore del lavoro che chiedeva lumi su chi fosse le persone all'interno. C'è un fuggi-fuggi veramente generale e l'impressione che si ha è che a volte questi controlli, le ispezioni sul lavoro vengano effettuate, diciamo, in maniera forse un po' troppo leggera, accettando la circostanza secondo cui si sa che se io ti redarguisco te, datore di lavoro, potrei condannare al licenziamento la persona che non hai messa a norma. E allora, tra il licenziamento e il chiudere gli occhi, preferisco chiudere gli occhi, voltare le spalle e andare via. E questa è una percezione mia personale, ma credo anche largamente diffusa, che le cose funzionino così, oppure magari funzionano diversamente. Ma io non vorrei essere nei panni degli ispettori del lavoro, perché nel momento in cui tu devi scegliere tra la repressione e quindi la chiusura del negozio, comunque una sanzione abbastanza forte rispetto a quelle che sono le normative, ripeto, a migliaia che ci sono in questa materia e non servono, e i morti sul lavoro lo dimostrano, non servono a nulla, perché l'Italia, come dire, del cavillo, l'Italia del comma, del 3 milioni di leggi che ci sono, poi alla fine il risultato non lo ottiene nel momento in cui che diventano solo scartoffie perché non si applicano, perché il povero ispettore del lavoro che deve andare sapendo già che il 90% delle imprese a vario titolo nel settore commerciale, nel settore edilizio, negli ospedali, nelle scuole, negli enti locali, non c'è settore che, come dire, che non si lavora in nero rispetto a quelle che sono, come dire, le omissioni o le negligenze dovute con dolo o colpevoli, perché insomma non si capisce poi a volte se è una cosa che è dovuta all'ignoranza oppure dovuta a un fatto di negligenza per altri motivi. Quindi il povero ispettore che sa già che nel momento in cui deve intervenire, deve sanzionare o deve comunque far chiudere quel tipo di attività, poi ritorna a casa col bel groppone sulla coscienza e dice: ho fatto perdere dei posti di lavoro. E quindi questa forma ricattatoria non può e non deve cadere sull'ispettore del lavoro, che è anche un lavoratore e quindi deve essere tutelato. Il problema vero è che bisogna investire in termini di non solo di cultura, di formazione e di aggiornamento, ma in termini di risorse, perché nel momento in cui io, come dire, contadino, voglio acquistare una moto zappa, ci sono moto zappa di 100 euro che rischi di però Taverna ci dice attenzione, perché gli strumenti che sono messi in commercio sono secondo norma e quindi... Non è vero, perché ci sono delle macchine che costano poco, perché l'imprenditore oggi che cosa succede? Oggi il capitalista, il capitalismo, comunque l'imprenditore ha la pura ed esclusiva logica del profitto. Non c'è più quell'imprenditore, come dire, cristiano, sociale, che riesca a coniugare il profitto con, come dire... Secondo lei in Italia c'è mai stato? Che sono...
Secondo lei in Italia negli questo anni tipo di del dopoguerra, nel donne del dopoguerra, dove ci sono gente, dove ci sono state gente come De Gasperi e altri, insomma, ci sono state perché assieme al sindacato, assieme a tutte le organizzazioni intermedie si è costruita l'Italia che è diventata la quarta potenza, come dire, del mondo. Negli ultimi 30 anni, da Berlusconi in poi, dove tutti quanti poi facevano il berlusconino, come dire, di turno, c'era quella forma ricattatoria che dice oh, è così oppure te ne vai a casa, e quindi non è una questione di è una questione di investimento a livello di risorse rispetto a quelli che sono gli strumenti. Se voi pensate che ci sono 1200 morti all'anno per andare sul posto di lavoro a livello di infrastrutture, quante migliaia di persone muoiono in Calabria per andare a lavorare e non è solo sulla 106? E il governo che fa? Li mette in condizione queste persone, quelle sono anche morte, come dire, non necessariamente sul lavoro, comunque ma per andare a lavorare, e di questo non si parla. Questo tipo di informazione, come dire, che non c'è rispetto a quelli che sono i problemi reali, perché vengono, le persone vengono, come dire, dopate, drogate su altre trasmissioni di intrattenimento, insomma, rispetto a quelle che sono, come dire, gli immigrati, che sono, come dire, invece di essere una risorsa diventano una minaccia, oppure altri tipi di situazioni dove si parla comunque di sicurezza, perché il cittadino comune oggi, come dire, non si fida né dello Stato né degli organismi adesso connessi, perché si fa da sé, perché c'è una forma, come dire, generalizzata a livello governativo, a livello nazionale, di fare dei provvedimenti in maniera unilaterale anche su queste questioni che riguardano invece le organizzazioni sindacali e comunque gli enti bilaterali, e comunque non si può un uomo solo al comando sapere, soprattutto dove non c'è nessuna competenza in materia, insomma. Il dibattito si fa sempre più interessante, diversi gli spunti di riflessione, ma noi adesso dobbiamo fermarci per la pubblicità. Allarme scattato e rientrato nel giro di poche ore. Tutto inizia con un post dell'8 novembre in cui il capo della Protezione Civile Regionale, Carlo Tanzi, annuncia su Facebook di aver saputo dell'invio imminente di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, un sospetto confermato in un post di questa mattina. Un dipartimento della Regione Calabria, scrive Tanzi, sta per avviare un procedimento disciplinare nei miei confronti per alcune mie dichiarazioni pubbliche apparse su Facebook. Rischio seriamente di essere rimosso da direttore della Protezione Civile. È scattata alle prime luci dell'alba l'operazione antimafia Doomsday 2 per l'esecuzione di 18 ordinanze di custodia cautelare a carico di altrettanti esponenti della cosca di 'Ndrangheta dei rango Zingari operante a Cosenza. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del comando provinciale di Cosenza con il supporto di velivoli dell'ottavo nucleo elicotteri di Vibo Valentia. Durante la requisitoria il PM Rosanna Squeglia aveva chiesto la condanna all'ergastolo. I giudici della Corte d'Assise di Locri hanno accolto la sua richiesta. Giuseppe Pilato, accusato dell'omicidio volontario aggravato dalla premeditazione della moglie Mary Cirillo, è stato condannato al carcere a vita e a 3 mesi di isolamento diurno. L'omicidio risale al 18 agosto 2014, quando la donna venne rinvenuta dalla figlia maggiore di appena 10 anni, priva di vita in una pozza di sangue nella casa di famiglia di Monasterace. Prosegue la scrematura dell'ENAC in relazione alle offerte presentate per aggiudicarsi la gestione degli aeroporti di Crotone e Reggio, dopo il clamoroso fallimento che ha travolto le società di gestione dei due scali. Nelle scorse settimane era stata esclusa l'offerta presentata dalla Sagas per la gestione del solo aeroporto di Crotone. Attesa, desiderata, combattuta, ma alla fine la Tonno Callipo conquista la prima vittoria stagionale in casa ai danni del Piacenza. 3-1 e per i giallorossi esplode la festa. Subito in partita la squadra di coach Cantor a trascinare Ray Lake con 12 punti solo nel primo parziale, chiuso 25-23. We'll be right back.
sicura, confortevole, tecnologica, efficiente, lussuosa, bellissima. Qualunque sia la tua idea di casa, abbiamo la soluzione giusta per te. Skyline, un nuovo concetto di casa. Vieni a trovarci a Cosenza o visita il nostro sito. È proprio qui, dalle sorgenti della Sila, che sgorga l'acqua oligo minerale Fontenoce. Leggera per il suo basso residuo fisso, con poco sodio, pura per i suoi bassi nitrati. Sicura perché è controllata ogni ora in laboratorio. Grazie alle sue naturali virtù, l'acqua Fontenoce è indicata per l'alimentazione dei neonati, con l'approvazione del Ministero della Salute. Da oggi è disponibile anche nel nuovo formato in vetro ad un litro, dedicata a tutte noi e ai nostri bambini. E la cultura della prevenzione deve partire, può anche partire dalle scuole. Così abbiamo deciso di condividere con voi uno degli spot sulla sicurezza sicuramente più interessanti messi in rete, uno spot realizzato dai ragazzi di una scuola superiore Ravennate. Guardiamolo insieme. Era bello il mio ragazzo. Era bello quella mattina nel suo primo giorno di lavoro, orgoglioso di essere stato assunto. Sarebbe iniziata la sua autonomia e così la nostra vita insieme. Si era messo la tuta che avevamo comprato apposta per quell'occasione. E il casco giallo, lo stesso giallo dei girasoli d'estate che guardavamo tutti i pomeriggi fuori dai finestrini della macchina. Sì, era bello, con una luce azzurra negli occhi. A stasera, amore, mi disse. Dopo ti racconto, pensami. E io ti penso sempre, ancora, sempre. Ma quella luce si è spenta, nel ventre di una nave. In un cantiere, ai piedi di un'impalcatura. In un'azienda, dentro una cisterna. Sotto un camion, in autostrada. In uno stabilimento industriale, in una piattaforma in mare. Su un trattore nella nostra campagna. O in una fabbrica. La fabbrica dove avevi lavorato per 35 anni, fin da quando eri un ragazzino. Tornavi a casa stanco, entravi e mi sollevavi alta, alta, con quei tuoi mani grandi, forti. Sapevi di catrame e anche se ti lavavi sempre con cura, questo sapore di lavoro si mescolava con l'aroma di pino del bagno schiuma. Una vampata alta, terribile, e il mio papà se n'è andato. La sicurezza sul lavoro è importante per chi lavora e per chi aspetta a casa. Bisognerebbe sempre avere la certezza di poter tornare dalle proprie famiglie, dalle proprie mogli, dai propri figli. Le misure di tutela hanno il dovere di proteggere e garantire la condizione dei lavoratori. Non saranno più tollerate le morti sul lavoro, perché di questo si tratta. Sono morti, sono omicidi, sono morti causate dalla scarsa prevenzione della sicurezza. Morti bianche. Il bellissimo cortometraggio dei ragazzi della quarta HL dell'Istituto, del Liceo Classico Dante Alighieri di
Ravenna. Vitalino Cesari, questo è il suo pane quotidiano? Credo che la scuola è l'ambiente giusto. Se vogliamo cambiare qualcosa è proprio nella scuola che bisogna agire. Cioè, se vogliamo effettivamente che tra qualche anno ci sia effettivamente la cultura della sicurezza in tutti, e allora bisogna cominciare dalle scuole. Perché è proprio nella scuola che si forma il professionista del futuro, il lavoratore del futuro. Questo già nei banchi di scuola bisogna cominciare a parlare di sicurezza nei luoghi di lavoro. È solo così che noi possiamo dare una svolta. Adesso tecnicamente non so come questo sia possibile, l'introduzione di una materia, però bisogna cominciare a parlare di sicurezza all'interno delle scuole. E vorrei fare anche un attimino una precisazione. Oggi qualcosina si sta facendo, no? Ci sono i progetti scuola-lavoro, però anche qui bisogna stare attenti, che io sono stato testimone di situazioni un pochino che mi hanno lasciato un pochino perplesso. Questo mi rivolgo sia ai dirigenti scolastici, ma sia ai datori di lavoro che poi... Il solito progettificio... Ricevono questi ragazzi per fargli fare esperienza. Okay. Però poi? Formiamo questi ragazzi prima di entrare in azienda, cioè pretendiamo che siano informati, che siano addestrati. Non è possibile vedere ragazzini di 16-17 anni anche in aziende metalmeccaniche, con scarpe da tennis, con gli indumenti civili, eccetera, eccetera. Questo mi ha fatto capire, okay, che non erano stati osservati tutti quelli che sono i passaggi necessari. Per questo è un appello che io faccio sia ai dirigenti scolastici e sia agli imprenditori che ricevono, diciamo, questi ragazzi, okay? Perché sono giovani, non hanno alcun tipo di esperienza all'interno di quei luoghi, e per questo bisogna agire prima ancora di farli entrare all'interno delle fabbriche. Poi credo che sia fondamentale, se vogliamo dare una svolta, cominciare dalla scuola, a cominciare a parlare di sicurezza, di primo soccorso anche. Si fanno anche i corsi di primo soccorso aziendali, no? Sono obbligatori, lo sappiamo, no? E cominciamo a farli effettivamente già dalle scuole. Un ragazzino di 12-13 anni apprende con una velocità supersonica rispetto alla famosa persona di 60 anni, no? Poi parliamo che ci sono gli arresti cardiaci, dobbiamo salvare le persone, eccetera, eccetera. Se già cominciamo dalle scuole, okay, ad introdurre questi tipi di attività, vediamo che tra qualche anno sicuramente anche in Italia ci potrebbe essere una svolta. Cesari metabolizza quello che noi abbiamo battezzato come il Gratteri pensiero. Gratteri che dice: se pensate che siano gli adulti a poter cambiare le cose, è una battaglia persa, partiamo dai bambini, partiamo dalle scuole. Gratteri dice anche un'altra cosa, Stefano, dice: deve essere conveniente, fare qualcosa deve essere conveniente. Allora dobbiamo spiegare perché, abbiamo provato a spiegarlo nella prima parte della nostra trasmissione, perché è conveniente far sì che le regole relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro debbano essere rispettate. Però dobbiamo anche spiegare come, anche rispetto alla coercizione a cui si rischia di andare incontro, rispetto alle punizioni a cui si rischia di andare incontro, ecco, questo rispetto è conveniente. Allora, l'imprenditore, il datore di lavoro, che non rispetta determinate norme, che mette a rischio i suoi lavoratori, o i cui lavoratori poi ci rimettono la vita o subiscono un grave infortunio, cosa rischia praticamente? Allora, il datore di lavoro ne risponde sia civilmente che penalmente. Potenzialmente ne risponde sempre. Il fatto è che, appunto, ogni azienda ha sempre dei costi diretti e indiretti. Un costo diretto, appunto, può essere quello di pagare l'indennità medica al lavoratore, deve pagare lo stipendio della persona che comunque è sotto infortunio, sotto malattia professionale, e casomai assuma un'altra persona, deve pagare anche lo stipendio di quest'altra persona. Un altro costo diretto è che, appunto, ogni azienda paga ogni anno il famoso premio INAIL, che funziona più o meno come un'assicurazione di una macchina. Meno infortuni ci sono, meno pagheranno, più infortuni ci sono, più questo premio si alza. Un costo indiretto è che l'azienda, nel momento in cui accade un infortunio, una morte sul lavoro, va sotto indagine. Quindi giustamente dirigenti, preposti, datori di lavoro vanno sotto indagine, quindi vanno a perdere tempo sulla loro produttività. Quindi questo è un costo indiretto, ma che si ripercuote anche su un costo diretto. E poi anche una perdita di immagine.
Voi pensate che domani sulla Gazzetta del Sud esce azienda X col più alto tasso di infortuni sul lavoro. In quell'azienda nessuno ci vorrà più andare a lavorare, tutti se andranno a licenziare, l'azienda chiude. Di esempi di aziende non a norma ce ne sono a non finire. Mi viene in mente l'Ilva di Taranto, la ThyssenKrupp, insomma, non hanno avuto una bellissima immagine non solo in Italia ma nel mondo. Quindi questi sono i costi effettivi, costi diretti e costi indiretti. Paolo Blandino, ricordo lo scorso anno, ci siamo occupati, lo scorso anno, qualche 5-6 mesi fa forse, dell'avvertenza di Talcementi. Eri in collegamento alla testa di un drappello di lavoratori irriducibili, stanchi ormai di aspettare le solite promesse, speranzosi comunque sia che qualcosa potesse muoversi e magari poter tornare loro nel loro vecchio posto di lavoro. Ricordo come l'Italcementi orgogliosamente qualche anno prima del blocco delle attività avesse rivendicato il fatto che si fossero ridotti insomma a zero incidenti sul lavoro. Anche altre grandi aziende del territorio, mi pare l'ENI ha insomma sottolineato questo dato. Nonostante ciò però qui le aziende continuano a chiudere. C'è una, come dire, una crisi globale che, benché la congiuntura a livello internazionale sembra, come dire, aver innescato il percorso favorevole, ecco, per uscire dalle secche, qui i contraccolpi della crisi si continuano a sentire. Ora, per allargare un po' il discorso, ci può essere una ricetta che possiamo innescare, un suggerimento che può partire dal sindacato, dalla base dei lavoratori, per cambiare questo mondo del lavoro? Un mondo del lavoro che si forgia sull'illegalità del nero, del grigio, sul mancato rispetto delle norme, su una carenza, come dire, anche di credibilità, se vogliamo, nell'interlocuzione tra la politica e lo stesso lavoratore. Cosa si può fare? Sì, diceva una cosa importante prima Vitaliano. Coinvolgere il sistema scuola all'interno di un sistema dopo scuola, cioè dopo, si presume che la carriera scolastica di un ragazzo sia fatta per entrare poi nel mondo del lavoro. Si presume, purtroppo poi non è sempre così, o meglio non si seguono poi nemmeno i percorsi scolastici nell'attività che si va a svolgere. Però diventa importante soprattutto su quello che può offrire il tuo territorio, anche per la sua conformità, per quello che forse per cui può essere più appetibile. Faccio un esempio banale: se Vibo, per come è posizionata geograficamente, per quello che può offrire come territorio, quindi parlo agroalimentare e turistico, per quelle che potrebbero essere le sue potenzialità, allora se anche qui si forma un sistema a scuola che possa offrire dopo ai ragazzi un percorso formativo per cercare di rivalutare questo territorio, di dare delle speranze anche dopo di poterlo vivere e soprattutto di non assistere più a questa emigrazione che ormai da anni avviene, dove magari tanti bravi ragazzi, tante menti che sono andate altrove si sono collocati, hanno una loro posizione. E qui noi continuiamo a perdere pezzi, al di là ora di quello che dicevi tu, quindi dell'aspetto anche industriale, che il tessuto industriale che si sta perdendo. Non parlo solo dell'Italcementi che è scappata via, ma quello rientra forse in un ragionamento un po' più grande, che magari non conosciamo bene, perché tutte le vicende che si sono susseguite pure dietro l'Italcementi non hanno chiarito bene qual è stata poi la dinamica che ha fatto sì che andasse via da questo territorio. Ma che non è soltanto la fuga da Vibo, anche da Castrovilli. Ma ce ne sono diverse, per Colleferro, c'è ormai una rivisitazione dei siti in Italia che andrà ahimè a scemare con un appiattimento e anche sicuramente una riduzione alla sede di Bergamo, dove sono coinvolti circa 600 unità. Ma al di là di questo aspetto parlo anche di imprese locali, imprese che non ci sono più. Mi viene da pensare all'impresa Restuccia, dove gravitavano circa 200 lavoratori edili. Praticamente si diceva che nelle zone di Mesiano, Rombiolo, Pernogari, quelle zone un po' più interne del Vibonese, si mangiava pane e mattone, perché offriva posti di lavoro a tanti, e con la ricaduta anche per il tessuto che c'era intorno, a tutto
Mi viene da pensare alla stessa gamma. Questa serie di crack, perché sono tutte aziende, grandi aziende fallite. Poi ci sono alcune situazioni che sono, come dire, ancora sub iudice. Vedi per esempio l'azienda della la Gam Oil, che insomma c'è un braccio di ferro tra la magistratura e la magistratura, perché ci sono pronunciamenti contrastanti, quindi c'è comunque sia una speranza affinché la Gam magari possa riprendere. Però c'è un crack dietro l'altro, che non può essere, dal mio punto di vista, soltanto colpa della crisi. Forse c'è anche una miopia da parte di qualche imprenditore o di qualche grande azienda nel guardare alle effettive possibilità che ci sono per un territorio. Oltre a questo, anche un sistema organizzativo diverso, un sistema di cooperazione tra le aziende. Cioè, noi eccellenze ne avevamo, ripeto, vedi Gam, vedi l'impresa Restuccia, vedi qualche altra impresa, l'Alico Santo. Quindi eccellenze che per un territorio come Vibo erano, davano sfogo a tanta gente, a tanta manodopera, a tanta classe operaia e anche non operaia. Però forse non siamo lungimiranti in termini di lunga veduta anche in un discorso di cooperazione, come magari hanno fatto in altre regioni d'Italia. Quindi queste eccellenze che magari riescono a cooperare qui in maniera sinergica, sua, fuori si riesce a far rete. A far rete. Filippo Curtosi, non ne usciamo, o sì? Ma io ritengo che le nuove tecnologie e soprattutto un nuovo dinamismo da parte dei giovani che ci sono e sono cervelli, sono menti che se non fossero costretti ad andare fuori potrebbero dare, come dire, un contributo determinante a questa amara e triste realtà calabrese, ad una condizione però, che la politica ai vari livelli, invece di scegliere quella classe dirigente che firma qualunque cosa purché si firmi spesso in maniera illegale, desse la possibilità al merito e quindi alle capacità professionali di questi bravi e forti ragazzi che abbiamo a livello intellettuale, credo che la Calabria sicuramente non sarebbe seconda a nessuno. La vera drammaticità che noi assistiamo continuamente, realmente, in tutti i vari settori, dagli enti locali alla sanità, nelle scuole, dappertutto, è che la classe dirigente ottusa e inattuale, assieme ad una politica corrotta spesso che non sa fare il proprio mestiere in quanto non è lungimirante ma pensa al giorno dopo giorno per accaparrarsi questo o quel voto, e quindi con una sorta di perverso intreccio che c'è tra questa e la criminalità organizzata, da questo punto di vista se non si dà la possibilità, come dire, alle giovani generazioni che sono bravi, che diventano, come dire, determinanti in Inghilterra, in Canada, a Montreal, a Milano piuttosto che in qualsiasi altra parte del mondo, perché a livello, come dire, antropologico, il calabrese, essendo, come dire, una varietà di culture che si sono assommate durante questi centinaia di anni, penso che non ce n'è per nessuno a livello di capacità. Problema che non vengono messe nelle condizioni di poter operare. Come possiamo pretendere che facciano rispettare la meritocrazia coloro i quali sono i primi ad essere espressione di una realtà che non è meritocratica? Ma guarda, io non per lisciare il pelo perché non sono capace, non caratterialmente eccetera, ma tu con la tua trasmissione che l'hai presa, come dire, con pochi strumenti e pochi mezzi, stai facendo, come dire, di questa nuova realtà, o come dire, un caso abbastanza, come dire, importante per quanto riguarda la comunicazione. Perché? Perché evidentemente ti mettono nelle condizioni e ti lasciano, come dire, a una sorta di carta bianca, al di là di Bianca Berlinguer che conduce la cosa, e quindi tu dai il massimo, il meglio, perché la tua passione, il giornalismo, la comunicazione, questi sono i risultati. La stessa cosa si deve fare, come dire, nelle scuole, perché se il preside, come dire, che è amico dell'amico e quindi un sistema di istruzione dove ci sono più scolari, ci sono più soldi, là praticamente c'è una sorta di diplomificio che non se ne esce più. Mettici pure che i comuni, i sindaci possono chiamare, come dire, architetti, ingegneri, avvocati esterni, e spesso chiamano i compari, gli amici degli amici che ne sanno meno di loro, e come dire, Comune di Vibo, senza andare lontano, come dire, è un classico esempio di questo caos organizzativo, finanziario, economico, dove non se ne esce più. Perché se tu pigli dei dirigenti che non sono nelle condizioni, perché non sono capaci,
nel momento in cui non riescono a fare determinati risultati, il merito non viene premiato, i giovani vengono messi da parte, e questa qua è, invece negli Stati Uniti, in Germania, in Inghilterra e negli altri paesi, ma nella stessa Italia, vengono date delle opportunità a questi ragazzi che con i mezzi che ci sono a livello tecnologico potrebbero fare della Calabria una delle... perché le condizioni, come dire, climatiche, le condizioni sociali, turistiche, agroalimentari, eccetera, ci sarebbero tutte. Spesso la mafia, l'andrangheta e un alibi ci cielano interessi di altra natura. E su questo sono assolutamente d'accordo. È una bella cosa. Allora, grazie al nostro al segretario della CISL nella provincia di Vibo Valentia, Filippo Curtosi, al segretario della FILCA CISL per la provincia di Vibo Valentia, Raffaele Blandino. Raffaele è il papà, grande sindacalista sempre della CISL, figlio d'arte Fabio Blandino. Grazie a Vitaliano Cesari, grazie Stefano per la tua presenza qui e grazie alla nostra squadra, perché si è conclusa per noi una settimana che è stata veramente molto molto faticosa, ma allo stesso tempo piena di soddisfazioni, perché ci proviamo sempre a mettere sul tavolo ogni pomeriggio dei temi di grande impegno. Siamo riusciti a portare a casa l'obiettivo anche oggi, grazie anche al vostro contributo, quindi grazie innanzitutto a Rosaria Giovannone, che questa settimana è stata veramente splendida per la fatica che ha, della quale si è fatta carico, e grazie al nostro Agostino Pantano, grazie alla regista Gianluca Gigliotti, grazie a Francesco Scordamaglia, a tutti i nostri operatori, a Rosalba Ciconte, al nostro fotografo Saverio Caracciolo, alla nostra struttura di produzione. L'appuntamento è per martedì prossimo, per una nuova settimana con i Fatti in Diretta.